La linea prova funziona. Buongiorno cari, buongiorno, benvenuti. Giovedì mattina abbiamo Jenny, Mamma incredibile. mia, ma Quindi oggi arriveranno una serie di spettatori maschi infinita. Intanto che aspettiamo un ospite che tarda, probabilmente viene da molto lontano. Quasi la pista, Eccolo, è eccolo. arrivato. Eccolo, eccolo, Intanto ecco. cominciamo subito con Bitcoin. Che è da Quarnetto a 4, praticamente, sì, andai 20 è all'ora. entrato qui. Ha parcheggiato qui davanti. Sì, Sì. esatto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Ricky vorrebbe Sì, gli diamo quello sì, che vuole. Prima che mi facciano la statua. Un po' più su, dai. Ecco, casualmente in copertina abbiamo il nostro CT della nazionale. Sì, ma no, non sapevamo ancora che la nazionale sarebbe andata così bene. Ecco. Avrà avuto 20 passanti no, qua. Sì, ma beh, perché sì. l'abbiamo fatta dopo, Dopo, dopo. Recente. No, ma parlare con Jenny di No, calcio veramente. Sì. cioè è una roba. So distinguere un fuorigioco, sì. nonostante sia bionda. No, in copertina c'è Mancini perché con il libro dedicato a Sergio Viganò e Mancini Era uno dei suoi. è ancora adesso il suo, non dico alter ego perché è sbagliato, però è il suo punto di Il riferimento. suo Sì, il suo paziente è ideale. lui, ma poi tutti quelli che hanno lavorato con Mancini sanno che possono contare su Viganò tramite Mancini, Eh certo, eh certo. ancora adesso. Se fosse stato in condizioni di salute migliori e avesse qualche anno in meno, dico no, questo sarebbe nazionale sicuro. Sicuramente, beh, sì, con Mancini lì siamo d'accordo. Sicuramente. Intanto volevo salutare, mentre andiamo con la trasmissione, salutiamo Roberto Carbone, buon San Giovanni a tutti gli amici Giovanni. Sì. Serena, ciao Serena, benvenuta. Sergio e Anna, buongiorno. Giorgio, ripeto, buongiorno Andrea Jenny e Gallino non signori. anche. Domenico Miglia, siamo a Tortona, qua ci stiamo allagando, Maria La Costa a Posillipo, pensa a te a Posillipo, Jenny. Domenico Aviglia E Roberto da Carboni dice ciao Massimo, quindi siamo. Giorgio, ripeto, ciao Jenny. Buongiorno amici. Quindi c'è gente che ci sveglia. Sì. 2500 persone. No, 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 no. perché tutte le volte che mi sveglio presto, che capita poche volte che non sono ancora, mi stupisco. Ecco, C'è un c'è un mondo che non conosci, che mondo non conosci. Che gente che esce di casa alle 6. Che esce di casa presto, che vive. Ho gli orari un po' sforzati, Sì, essendo giornalista. dovrei Visto che sei un giornalista, facciamo subito vedere la prima pagina del Corriere della Sera, eccolo. E la prima pagina di stampa. dalla E stampa, ti dico, detta anche la. Dico domani. Preview. Ecco. Domani. Allora, intanto fatemi salutare Mariella, per favore, dimmi com'è a Posillipo, dimmi quanti Facci gradi. male, No, sì, ma facci. perché ieri sera mi ha detto che aveva ancora 38 gradi in casa, una roba, Alle cioè. 2 di notte. No, prima. Ah, prima. No, Un po' perché questa è prima. la prima alle 2 di notte a parlare. È un po' Vabbè, prima. Maietto, salutiamo il nostro Maietto. Allora, parliamo di libri, mi Maria, cosa piace. ha fatto Marietta? Mi ha detto, ma sì, salutiamo No, anche no, no, lui l'ha lui. dimenticato, allora saluto lui. No, 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 Maietto non me lo toccate perché è Ah, sei tu, autista di è l'autista di ambulanza. Autista di ambulanza. Se ne avessi bisogno, guarda qui. Ma ciao Marietto, in vogliamo Che non è bene. defibrillatore. Ti vogliamo Senti, bene. intanto voglio dire, tu avevi fatto un bel libro, no? Il primo libro Poi gli almeno. No, altri. no, hai fatto un bel libro Non gli sono piaciuti molto, tanto. molto spiritoso, molto divertente, Ma eccetera. tra l'altro Dove so che aveva avuto un raccontavi. grosso successo, perché comunque lo viene a presentare da noi. Sì, ed è il secondo che viene a presentare da noi e questo ci fa molto piacere. Sì. Come ti è venuto in mente di fare un libro su un mago della. Ecco, intanto perché abita a Lungoferrato, io abito a Fubine, quindi abbiamo una vicinanza geografica che rendeva anche, pensavo rendesse comodo gli incontri. Poi perché ci sono biografie su calciatori, allenatori, racconti di sport con grandi protagonisti. In realtà le partite vengono decise anche da chi sta dietro le quinte. Perché pensate a un massaggiatore, nel qual caso Viganò, che mette a posto un giocatore
il giocatore gioca, il giocatore segna, e la squadra vince, e quindi merito certamente del giocatore, dell'allenatore, senz'altro, eccetera, eccetera. Però senza quello... Ma indubbiamente anche del massaggiatore che lo ha messo a posto. Abbiamo dei casi eclatanti che riguardano proprio Viganò, che vengono citati nel libro, uno su tutti, a Manchester, Mancini allena il Manchester City, che non vinceva lo scudetto da 44 anni, Viganò è il massaggiatore del City, il City deve vincere l'ultima partita, stanno 2-1 sotto, quelli del Manchester contro il Queen's Park Rangers, all'89esimo e al 92esimo segna il City e lo fa una volta con Dzeko, ma la seconda volta con Aguero, il quale non doveva giocare quella partita. L'ha giocata perché Viganò l'ha messo a posto e ha detto a Mancini: guarda che Aguero può giocare. Idem Company, che è giocatore del belga, difensore del City. Ecco, quindi segna per quella partita lì, ha avuto un tasso di emozioni incredibile, pazzesco, perché pensate, devi vincere la partita e all'89esimo perde ancora 2-1 con Mancini che in panchina dice: Madonnina, non puoi farmi questo. E poi ci sono delle immagini bellissime in cui si vede che quando segna Aguero, Mancini, che avevo già pregato tutti i santi, Madonna, eccetera, che fa, si gira e corre verso Viganò. Quindi questo significa intanto una straordinaria amicizia, che altrimenti potrebbe andare ad abbracciare chi ha fatto gol, certo, il suo vice, eccetera. Intanto l'amicizia e in secondo luogo l'importanza, esatto, il riconoscimento del lavoro svolto da Viganò, l'importanza che Viganò ha avuto per quella squadra, per quella vittoria, per quello scudetto, ma che ha avuto in tutta la vita di Mancini, perché Mancini ha detto anche nel libro: senza Viganò io avrei giocato la metà delle partite che ho disputato. L'ha messo anche lui. Sì, sì, questo perché, dice invece Viali, Mancini aveva dei muscoli che facevano schifo. E quindi. Viali l'ha sempre detta questa cosa. E quindi serviva sempre l'intervento di Viganò. Di Mancini, quando giocava nella Sampdoria, faceva magari allenamento al mattino a Bogliasco, veniva da Alessandria in piazza San Rocco. Sì. Da Viganò, tornava a Bogliasco per l'allenamento pomeridiano, dopo l'allenamento tornava ancora da Viganò, sì, ad Alessandria, al che Mantovani, il presidente della Sampdoria, chiamò Mancini e dice: sai che c'è, mi costi troppo andare avanti e indietro, non c'erano tutti i cantieri di adesso, no, no, perché altrimenti non ce l'avrebbe mai fatta, e sai che c'è, costi troppo, facciamo prima a prendere Viganò alla Sampdoria. Viganò andò alla Sampdoria e da lì cominciò la grande carriera di Viganò, che era già stato una decina d'anni ai grigi, e quindi insomma Viganò... quindi Viganò nasce come massaggiatore, preparatore. Viganò nasce intanto come appassionato di calcio. Lui dice che giocava, ricorda di aver fatto dei gol, ma non abbiamo documentazioni, se lo può dire anche Penny, che giocava anche lei, così ha fatto delle partite. In quegli anni lì, poi. Intanto non c'è documentazione. Comunque, diamo per buono, giocava, allora, appassionato certamente di sport. Papà di Viganò è anche di massaggiatore, e lo è del Cagliari, scudettato nel 70, quindi arriva, c'era bravissimo Domenghini. Quindi il primo scudetto a casa Viganò in realtà arriva portato da papà, ecco. Quindi lui, Sergio, naturalmente sente parlare di calcio, insomma, si appassiona quel mondo. Poi casualmente venne un dì in cui la moglie di Sergio comprò delle uova. Le uova erano avvolte in una carta di giornale. Sulla carta di giornale c'era scritto: c'è un corso per massaggiatori, per fisioterapisti, iscrizioni aperte, eccetera. E lei insiste con Viganò dicendogli: dai, ti piace, vai, ma no, ma sì. Ha fatto 5 anni di questo corso di fisioterapista e poi è nato il campione, perché Viganò sottolinea spesso, e lo dice ancora oggi, dice: va bene, io avrò avuto delle doti mie, avrò avuto la passione, eccetera, ma se non avessi studiato a lungo, sì, non avrei ottenuto, non sarei riuscito a ottenere il risultato che poi
ho ottenuto, che gli vengono riconosciuti ancora oggi, che ha 80 anni, compiuti lo scorso maggio, e che è ancora un riferimento per tanti calciatori che ancora vengono a lui. Ma non solo i calciatori, perché il bello di Viganò è che lui cura con la medesima attenzione il campione che si è fortunato, che la signora del paese, che lui magari vede zoppicare, dice, senta, cosa hai fatto? Anzi, lui dice, cosa hai fatto? No, sono truccato, Sì. Quindi con la stessa passione e soprattutto abnegazione. Tant'è che conti in un passaggio del libro che venne detto a un calciatore, ti mando da un santone nelle montagne. Sì. C'è Shaqiri, giocatore che adesso è di nuovo in auge perché è giocato nella Svizzera, all'epoca giocava nell'Inter, e lui che probabilmente non ha avuto una grande esperienza con Viganò, racconto, ma se digitate Google Shaqiri, la Santatore, insomma, lui dice mi hanno mandato da un santone sulle montagne, credo che se Viganò dovesse sapere sta cosa va a prendere Shaqiri sulle montagne, in qualunque posto egli sia e lo distrugge. Ecco, dicono che Viganò avesse un carattere piuttosto ruvido. Ma sì, diciamo anche, sì, il carattere è piuttosto ruvido, ma è anche la sua forza, quindi poi anche in realtà appare molto più ruvido di quello che poi in realtà. Sì, no, dico, queste sono le voci che girano sullo. Certo. Ma per quello che ho detto, pensavo fosse facile, adesso mi conviene, poi di lui mi aprirà la sua agenda telefonica Vabbè, poi ti chiamano dall'Inghilterra, non rispondi. Sì, ma per quanto ti chiamano telefonando dall'Inghilterra, ti chiamata da Londra, via. Un giorno probabilmente non ho visto che era da Londra, ho risposto, era di Alli. E quindi rispondi o no? Esatto, no, sono il segretario di Alli. Allora, rispondi o no? Scusi, che pensavo fosse un call center. Certamente, che avevo cercato per via traversa per farmi raccontare qualche cosa di... E ti ha raccontato? No, e ha raccontato intanto quella fantastica Sampdoria che mi sono sì. Che è l'unico della Sampdoria ed è l'ultimo di una squadra non metropolitana. Certo. Juventus, Inter, Milan, squadra di Roma, di Milano e di Torino. Ma soprattutto raccontò che Mondiali 90 in Italia, nazionale che poi perse la semifinale, certo. Maradona, insomma, qualcuno ricorderà, va bene, a Marino, dove c'era il ritiro della nazionale, Viali prese un appartamento nella zona della nazionale per Viganò, in un'area un po' defilata rispetto al ritiro della nazionale, che per come me l'ha raccontato doveva essere una mezza collinetta, nella parte alta c'era la nazionale con tutto lo staff e sotto delle casupole, dei bungalow, non so che cosa, per entourage, ma accompagnatori, gente varia, insomma, che però non c'entrava direttamente con la nazionale. Lì è andato a finire Viganò, grazie a Vialli. Vialli di notte scappava dal ritiro per andare lì da Viganò a farsi massaggiare. Ed erano ore di trattamento sulle gambe di Vialli, che credo abbia dei muscoli che sono in dimensioni spropositate. Sì. Qualcuno beccò Vialli scappare dal ritiro e venne fuori la leggenda che Vialli andasse da Alba Parietti. Sì. Non credo per massaggi particolari, ma massaggi sportivi. Ah, e invece andava da Viganò. Da Viganò a farsi massaggiare, e così Vialli ha potuto giocare quel mondiale anche da protagonista, un mondiale che purtroppo Mancini non giocò neanche un minuto. È vero. Ecco, allora intanto dobbiamo salutare gli amici di Arte Libera Mondo. Oh, buongiorno. Gli amici di Ferrara. Benvenuti, sì, della Romagna. Di che tempo fa voi? C'è anche voi in Romagna, questo. Ecco, raccontiamo un attimo, questo libro è già in vendita. Questo libro è uscito il 7 marzo 2020.
quindi è uscito il libro, ho chiuso tutto. È così che si fa, no? Sì, non vorrei presentandolo oggi. Ho detto, se volete lo ritiro dal... chiedo all'editore che avrà tipo libro di ritirarlo dal mercato per poter riaprire. Invece è rimasto lì. Però va bene, tutto sommato. Perché... l'ha fatto anche un ministro a ritirare il libro. Quindi... Sì, ma per altri motivi. Va bene, certo. Perché hanno nel frattempo rinviato gli europei di calcio, che come sapete dovevano essere lo scorso anno, sì. E non ci sono adesso. E quindi diciamo, via gli europei, via il libro, insomma il libro è ancora... di attualità massima. È ancora di attualità e speriamo che l'Italia vada avanti. E che questo libro... che trovate o in libreria qui in città ad Alessandria per comodità, ma naturalmente su tutti gli store online. Come si dice? Io vado in libreria, ma non c'è chi ordina con internet. Certo. L'82% certo. Manager di L'82% del libro viene venduto. Vabbè, fate cosa volete, compratelo. Allora, poi ce ne devi dare una cosa. Comunque ha un'importanza, comunque compie qualche impresa degna di nota, e devo dire che appena ho proposto Viga No sono rimasti stupiti, anche perché combinazione il titolare di Bradipo è Doriano, e quindi essendo sono Doriano, gli ho fatto vedere delle foto di Mancini con la maglia della Sampdoria, insomma è andato. Hai fatto prima? Cioè, sì. Guarda, sì, qui ho. Ha giocato in casa, si dice, sì, no? Sì, in sì, termini sportivi. Per combinazione. Ecco, sì. Volevo domandarti una cosa. Quando questi personaggi, come si riesce a convincere un personaggio così, che dicono tutti un po' schivo, un po' rude, no? Infatti l'ho convinto col fatto che avevo una bella vita da raccontare. Aveva una bella vita da raccontare e che no, che ormai è così in effetti, e che valeva la pena, cioè pensate, Viga No ha vinto lo scudetto della Sampdoria, che poi nella Lazio, che poi nell'Inter va bene, d'accordo, e poi al City, adesso sì, c'è il City, sì. Di Guardiola, grande vetrine eccetera, ma all'epoca, come ho detto prima, non vincevo lo scudetto da 44 anni. Non solo, come Toro. Lo vinceva sempre lo United, quindi durante il brucio lo sfottò, lo sfottò con lo United, che vinceva sempre. Conosco quel problemino lì. E poi ha partecipato a incontri di calcio che sono stati storici, perché lo scudetto della Lazio è figlio della sconfitta della Juve a Perugia per il campo, la famosa partita che Collina interruppe per pioggia e poi riprese eccetera, quindi è stato uno scudetto vinto alla radiolina, nel senso che certo. Tutti al campo che aspettavano il risultato di Perugia. Quando debuttò a San Siro, Viga No debuttò in realtà sulla partita del Cagliari, perché pensate qua sembrano tre ere geologiche fa, invece sono gli anni 70, perché il papà Luigi era malato, il Cagliari avrebbe giocato a San Siro contro l'Inter e sentite, c'è un figlio, prendete per venire in panchina a mangiare, così prendete mio figlio. Infatti il giovane Sergio debuttò a San Siro sulla panchina del Cagliari, dopo tre minuti l'Inter segnò e lui, tifoso dell'Inter, esultò. Quindi quelli del Cagliari, la partita, guardate, un cretino con noi, esulta, che segnano gli altri. Quella partita divenne storica a modo suo, perché il 3-0 dell'Inter contro il Cagliari venne convertito in 2-0 a tavolino per il Cagliari, perché aveva lanciato una monetina bravissimo. Dagli spalti che colpì un giocatore del Cagliari. Esatto. Anche quella partita lì è stata vinta da lui. Quella dello scudetto dell'Inter, l'Inter era a Parma, doveva vincere la partita, il risultato che non si sblocca, Mancini, allenatore, fa entrare Ibrahimovic che fa due gol e cambia, sono partite che comunque fanno, diciamo così, si ricordano. Hanno una loro storia. E infatti qui... No, stai fermo, stai zitto. Basta. Non essere Basta. Sì. Allora, la trasmissione tu
sì, no, se vuoi parlare solo tu. Il mio giorno è il venerdì, mi hanno detto, vieni, no, stai brava qui, stai brava qui. Stai brava qui. Io sono le 8, devo andare in ufficio e volevo soltanto raccordarmi con l'attualità, perché parliamo di calcio, parliamo di giornalismo, ti abbiamo visto inviato per il piccolo in mezzo ai festeggiamenti della Alessandra della Serie B. Sì, doppio massaggiato. Diretta sia la sera del giovedì che il venerdì quando c'è stato il corteo, beh, credo che sia stata una bella emozione per la città, insomma, che aspettava proprio questa cosa qui. Tanto poteva anche dei vantaggi poi alla città, al turismo. Ma abbiamo fatto una specie di indagine a Vercelli e a Novara, cioè come è cambiata dal punto di vista economico e diciamo morale è facile, ma è economico il passaggio di categoria, il giocare in Serie B, e il Novara ha fatto anche un anno di Serie A, e effettivamente ci sono vantaggi, ci sono dei ritorni da vari punti di vista, insomma. Io credo che anche Alessandra riuscirà a approfittarne, insomma. Speriamo. Di Masi è un uomo, è una benedizione per questa città, ma non lo dico da giovedì che si è vinta la partita, sì. Lo dico da il terzo giorno che era qua, perché intanto perché non c'era un'alternativa di Masi. Uno. O comunque quella che poteva esserci, non, che era a Cairo, non si è concretizzata prima, insomma. E poi lui è un imprenditore, ma soprattutto è un imprenditore tifoso, perché da ragazzo sapete che veniva, certo, al Mocagatta negli spalti a tifare Alessandre. Quindi c'era da un lato la disponibilità finanziaria, dall'altro lato la passione, l'orgoglio, la voglia di portare questi colori in una serie più alta, insomma, quindi... Cioè. Ma la cosa che... devi dire qualcosa? No, dico. Devo andare! Ma no, stai zitto! Ma no, ma vola lì! La cosa che appena arrivò Di Masi mi rincuorò, o comunque mi fece apprezzare quest'uomo, è il fatto che Borio e Vaio, che sono i due suoi sodali, braccio, sì, destro e braccio sinistro, lasciarono uno la Ferrero, bravissimo, e l'altro un altro corso di residenziale, sì, dove non è che potessero tradire, per seguire l'amico. Certo. Quindi vuol dire che hanno riponevano assolutamente fiducia in questo progetto, altrimenti dicevano, sai che c'è, ti do una mano, ma io sto qua al Ferrero, sì, sì, sto dove sono, e poi vediamo come va. Invece come, sì, come, perché, come gli apostoli hanno, ecco, perché forse non so se Massimo sa, ma nei ranking dei desiderata dei manager italiani, al primo posto c'è andare a lavorare alla Ferrero, quindi questa la dice e veramente. Al secondo lasciare la Ferrero per andare qui. Sì, 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 al secondo c'è quello. Ma parlando, tornando al libro e tornando a Viganò, Domenico Aviglia dice che aveva avuto l'onore di farsi visitare un paio di volte da Viganò. Tra l'altro dice che dire che ha un carattere un po' rude è un eufemismo. Comunque dice che grazie a lui ha giocato per anni senza legamento crociato. È riuscito a mettere... Che gli ha tolto, Viganò. Gli ha tolto. Gara, gli ha portato, no, via. Salutiamo, no, no, anche... ragazzi, ci sono delle cose che succedono. Salutiamo anche Luana Ingesse, Flavio Lombardi. Buongiorno, ciao, Flavio. Cugnolo, a Te Libera Mondo dice una cosa che può far piacere, che la nostra Jenny è la ciliegina sulla torta oggi. Siamo double quadrato. La valletta, silenziosa, siamo bionda in mezzo a un tavolo di uomini che parlano di calcio, e quindi se no, no, ma no. Stai ancora? Va bene, dai, va bene. No, allora mentre vai via, sì, portati via anche la sedia, già che ci sei. Così abbiamo più spazio. Sì, intanto non sei servita molto. Se sapevamo che non servivi. Un momento a Massimo. Ma ha detto soprattutto del libro. L'ho letto ed è bellissimo, Le mani del mago. Un bravo libro, ve lo consiglio. Ho letto veramente. È una lettura che consiglio anche alle signore, scusa, nonostante non si interessino di calcio, perché racconta la storia di un personaggio, di una bella personalità. La storia con i grigi, com'è?
Gregucci, parlate di Gregucci, che devo andare. Ciao, 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 grazie. Bene, sono spostato per andare a recuperare. Sì, mi sposto. Ecco. Ti diamo il microfono solo per te, dai. Sì, grazie. Tanto Jenny smonterà tutto. Sì, sì, Jenny adesso smonta. Andiamo qua a fare pulizie, Jenny ordina anche tre caffè, un'acqua. Sì, sì, assolutamente. Sì, vieni col vassoio tu oggi. Allora, per ordinare Riccardo, fai... Riccardo, sono stato su quasi le 8 ore. Sì. Caffè del Fanciotto è l'unico caffè che serve anche i giornalisti veri. Tac! Sì, è vero, perché noi siamo dei giornalari, quindi... Sì. Allora, al di là di tutte le mie amiche che sono presenti, che hanno detto di te... sempre meglio del barone, quindi se vuoi venire al mio posto no, è un orario infelice. Guarda, solo proprio per questione di orario. Proprio per questione di orario, verrei volentieri, ma ovviamente vicino a lui pomeriggio, le tre del pomeriggio, ecco, a proposito delle tre del pomeriggio e il tuo talk show che fai mensilmente riaprirà, non riaprirà? Allora, abbiamo fatto, ci siamo regalati, diciamo così, martedì l'altro ieri l'ultima puntata, e in realtà è solo la seconda, seconda e ultima della 19ª edizione. Abbiamo fatto una bella serata alla Somps del Cristo e purtroppo sono state due annate travagliate, una si è interrotta a metà e poi è ripresa solo via web, però per la natura del talk show sapete non può essere la stessa cosa. L'altra è iniziata a ottobre con una puntata al Galimberti, quando ci dicemmo chissà a novembre se riusciremo a vederci per via del Covid eccetera eccetera, infatti non siamo più andati avanti, però abbiamo voluto chiudere anche per dare una sorta di continuità, ma poi soprattutto perché si poteva fare. Certo. Abbiamo chiuso martedì il Salotto del Mandronio dando appuntamento a ottobre perché inizierà la 20ª stagione. Ah, ecco. No, perché tu mi hai già invitato una volta, quindi vorrei che venisse anche il barone, se no poi è geloso. Già fatto, puoi fare tutta allegra adesso. Se no, lui è un po' geloso, no? Va bene. Ma quindi, guarda, a ottobre... Lui è un famoso ormai e-commerce manager. Sì, e quindi, può parlare. Se tu hai bisogno di sapere come vanno le vendite del tuo libro, è anche Amazon specialist. Quindi, se vuoi che ti spieghi anche le parole chiave che sono sul tuo libro, così tu quando parli... le citi spesso, se viene ripreso dai web. Ah, ok. Tu vendi non il prodotto, vendi le parole che sono all'interno del prodotto. Questa cosa spaventa un po'. Sì, vabbè, l'importante è che... andavamo in giro per cantine. Sì, sì, ci divertivamo, bevevamo dei buoni bicchieri di vino. Però effettivamente è interessante. È così, è un mondo diverso. Ma no, certo. Purtroppo non si valuta sulla qualità... Ecco. Cioè la qualità è del relato, cioè se tanti parlano di te c'è una buona qualità, se parlano di una cosa schifosa ma perché sono pagati per parlarne, comunque questa cosa diventa di qualità. No, capisco. È una filosofia un po' diversa dalla realtà. Dobbiamo un po' abituarci, sì, a entrare un po' nel mio, ecco, capisco. Spero che il piccolo non faccia anche lui... L'inserto. Io no, quando non me lo toccate, ecco. Questo è l'inserto top dell'anno, lo teniamo sempre qui con noi, perché come difendersi dal caldo noi non lo sapevamo. No. In effetti, e qui è pieno di cose nuove. Ha spiegato come c'è. Per esempio, mettiti il cappellino se esci e hai un po'. E la macchina al sole si riscalda molto, per cui prima di salire dovresti lasciare un po' le porte aperte. Sono cose che. Tu non ci hai mai pensato, Che qua sono cose. No, non ci ho mai pensato, però si vede che la manualistica di questo tipo funziona. Quindi non... Ne fanno uno ogni due giorni, una roba spaventosa. Comunque questo lo teniamo perché. Sì, c'è da dire che. Quando qualora qui dovesse fare particolarmente caldo un giorno, allora andate a leggere, a consultare. No, ma noi facciamo dei test, anche i nostri amici. Che cos'è il colpo di calore? Quando il caldo è eccessivo. Sì. L'organismo può esaurire i suoi meccanismi termoregolatori. Certo. Quindi tu non lo sapevi. Non lo sapevi, Certo. Di compenso può andare incontro a uno stress termico. Sta arrivando, termico. Noemi.
Cioè, eccola qua. Buongiorno. La nostra nome. Ricordiamo che la trovate al Mecchioni Caffè, dove trasmettiamo tutte le mattine in via Kenna d'Alessandria, e dove trovate Noemi che propone dei piatti che sono uno spettacolo. Ecco. Allora, ieri è stato esaurito, c'era Anna. Ieri è finito tutto. Ecco. Oggi cosa avete pensato? Come pensato oggi? Qual è il piatto? Oggi andiamo sul classico, all'italiana, con ravioli, ripieno di burrata, salsa di basilico, pomodoro e stracciatella. No, scusa, la burrata e la stracciatella assieme non litigano tra di loro? No, perché? No, era una domanda la mia. È molto buono. Allora, raviolo, ripieno di burrata, e sopra invece una crema di stracciatella, pomodoro e basilico. È proprio tricolore. Esatto, all'italiano. Allora, quindi, se non ve lo ricordate, per non far confusione se la stracciatella è fuori o dentro, se la burrata è dentro o fuori, è il piatto di Noemi. Ecco. Fate presto, perché generalmente quando lo propone lei finisce subito. Sì, ci sono già le prenotazioni in corso. Sì. Da mezzogiorno alle 14.30 a 15, la sera dalle 19.30 in poi. Il vantaggio del Mecchioni Caffè è che anche prima del pranzo e della cena ci sono dei cocktail eccezionali. Per cui venite a trovare il sorriso di Noemi, se non c'è lei, gli altri hanno lo stesso sorriso. Quindi, servizio. Grazie. Dai. Grazie. Dai, ciao. Allora, Draghi, tu intanto puoi stare ancora con stare noi, no? Torniamo sul tuo libro tra qualche minuto, diamo due notizie, intanto ci aiuti a commentare le notizie. Certamente. Se vuoi commentarle con gli amici che ti telefonano? Se vuoi noi siamo disponibili. Ciao Sandro, guarda, il nostro Sandro Romano da Siracusa. Da voi fa caldo, da voi è calato molto la temperatura, ma da voi fa caldo. Io ho visto un cruscotto della tua macchina che superava i 40 gradi. Mamma mia, il nostro osservatore romano. Allora, vabbè, rapidamente l'intervento di Draghi. No, hai visto che Draghi ha detto quello che ho detto io ieri. No, volevo solo dirti questo, che avevi commentato un po' dicendo no. Sai quanta gente siamo ci segue? In uno stato laico. Quanta gente ci segue non intervenendo qui, non riusciamo a sapere. Lui ci fa seguire dal suo segretario. Lo so. Uno dei tanti. Mi ha detto il segretario, quello lì, che è amico del tuo attendente. Ah, sì, ok. E anche dell'attendente di Eminence. Ah, ok. Mi ha detto. Non so cosa stai dicendo, ma mi auguro che la gente sappia. Vabbè. Anzitutto voi sappiate. Allora, no. Raccontiamo. Eminence è il nostro prefetto, il prefetto di Double News, che è Gino Litta, che è andato in pensione a marzo. Ah, ok. E si è dimesso proprio per venire a fare il prefetto da noi. Ok. Infatti domani lo avremo in contatto da Brindisi online, perché non è in Alessandria, ma deve intervenire per metterci un attimo in regola, ha detto. Sì. E il mio attendente, il suo attendente è che mi viene a prendere quella carrozza, cioè quelle cose che si fanno normalmente, no? Certo. Lui saluta come la regina d'Inghilterra. Ecco, hai mai pensato di fare un libro con qualche personaggio tipo appunto un nobile, un qualche cosa? No, è un mondo che mi è lontano, però magari possiamo avvicinarlo. Chi lo sa? È interessante, ci sono delle persone... più snob che nob, cioè hanno un distacco dalla realtà che è una idea. Ecco, e Draghi in questo distacco ha detto: stato laico, il Parlamento sia libero di legiferare. Ma assolutamente d'accordo, voglio dire. Comunque la si pensi sul disegno di legge Zan, comunque la si pensi, c'è un Parlamento che è sovrano e in uno stato laico decide il Parlamento che è sovrano in uno stato laico. Dall'altro lato io sono d'accordo sulle linee che ha seguito il Vaticano, perché ha fatto un intervento seguendo il diritto internazionale tramite ambasciatore. Allora, quindi andiamo a discutere come se la Francia fosse venuta a dire che una legge era contraria agli accordi di buon vicinato. Allora, quindi la discussione dovrebbe essere su questo. D'accordo, però la discussione deve essere, come dire, delegata o comunque deve dipendere dal Parlamento. Insomma, ci sarà chi sa se viola delle corti internazionali, se viola la Costituzione, se. Vedendo come scrivono le leggi, ho i miei dubbi.
Va bene, d'accordo, sì. Qua dato i dubbi ce li porteremo su qualunque tipo di certo. Su Zan. Certo. Lo Zan colpisce perché ne va della nostra, dire, libertà. Della nostra libertà, della nostra, del nostro sentire. Tu da giornalista sarai colpito come questi, che, come questi poveracci che come noi fanno comunicazione, che comunque dovranno stare attenti a... Ha una deriva, ma tra l'altro non so se l'hai letto, ci sono diverse norme aperte, per cui quelle che seguiranno il decreto Zan, vedrai cosa faranno sulla libera informazione, autorizzati certo. Da una legge precedente che comunque informa già il modo di presentare. Quindi vabbè, comunque questo è il rapporto ecco. con il Vaticano. Però è stato interessante ieri il discorso di Draghi, perché ha detto certo. Poche parole, ma chiare. Ma cioè, è... ma sì, vediamo, facciamo, si vedrà. No, no, e tra l'altro da uno che ha studiato dai gesuiti, che va a messa tutte le domeniche. Sì, ovviamente. Ma ho parlato prima con Mattarella, che comunque non mi sembra che sia un... No, ma questo voleva essere un rafforzativo di come... Diciamo che non ha roccaforti da difendere. Sì, no, certo, vuoti. Non ha persone a cui... Sì. È Draghi. Dove cercare i voti? Non cerca voti, è Draghi questo personaggio. Questa entità. Entità. Esatto. Beh, è un bel vantaggio. Certo, sì, certo. In questo momento non per niente era... definito l'ultima spiaggia, insomma, o Draghi e vediamo proprio Draghi anche, è più per sì. stare dietro al vediamo quando lì. Si rapporta con i grandi personaggi internazionali che rispettano per lui certo, non c'è più il sorrisino che faceva la Merkel riguardo qualunque nostro primo ministro chiaro, vero, fatemi salutare anche Bruno Ferraris, Cristian Palmieri, buongiorno, e Carlo Viscardi che ti ha raccolto particolarmente. Sta navigando in arcipelaghi lontani. In arcipelaghi lontani. Buon vento. Buon vento. Quando si va per mare, bisogna dire buon vento. Sì, salutiamo anche Rossana Patrucco. Buongiorno. Per me è nuova Rossana Patrucco. Benissimo, allora benvenuta. Ecco, allora io le mando qualche cuoricino così di... notizia rapida. Il speriamo... cuoricino non si nega a nessuno. No, poi se sono donne, lui. Certo. Non può baciarle ancora. Capito. Problema delle varianti, adesso siamo arrivati alla variante K, che è una subvariante della Delta, e sta preoccupando l'Italia. La speranza è che in autunno non ci sia una recrudescenza nuovamente dei contagi. E l'allarme del governo sulle varianti possono rallentare le riaperture. Sembra che, però qua siamo sempre sul sembra, il doppio vaccino prevenga anche l'aggravamento dei contagi, per cui c'è la speranza che questa campagna vaccinale ci faccia uscire da queste secche. Vediamo già solo Sotto del Mandrogno che problemi ha avuto nel suo svolgimento, ma come te tutto il mondo. Il problema del Sotto del Mandrogno è nullo rispetto ai problemi di chi ha degli interessi economici importanti, insomma. Poi la tua salute prima di tutto, ma poi ci siete. Abbiamo vissuto veramente, stiamo ancora vivendo, insomma, la coda, speriamo, momenti un periodo difficile. Tra l'altro, intervento dello Stato, il famoso decreto sostegni bis che doveva erogare il sostegno a fondo perduto alle aziende che sono state chiuse e doveva erogarli il 16 di giugno, forse ha ricevuto lo sblocco dei fondi ieri, per cui forse tra qualche giorno tutte le partite IVA che sono con l'acqua alla gola avranno un po' di fiato per poter pagare finalmente le tasse a fine mese, perché poi è una partita di giro, ti do 5 miliardi ma tu ne paghi 10 di tasse che anche se non hai incassato. Siamo in una situazione un po' così. Comunque, io lascerei stare come contrastare l'avanzata della Delta, cosa sappiamo della versione Plus, leggetevi il Corriere della Sera. Ecco, pensa che Nunzio Galantino, il prelato che gestisce i conti del Vaticano, ha dovuto prendere posizione contro Fedez, che ti ha detto che avevano un po' di debiti nei confronti dello Stato italiano. Questa è una vecchia storia legata a... Come lo sa Fedez?
Fedez, perché sa tutto, della Ferragni sa tutto. Perché lo sa Fedez? Cosa Fedez, perché sa che... Ma lui sa tutto. Ah, okay. No, beh, lo sento parlare, sa tutto. È il principe consorte. No, chi è? Lui è il principe consorte. Poi lui è il giro dei centri sociali, lì sanno tante cose, gliele hanno fatte sapere, lui si è messo lo smalto, è andato in televisione a parlare di queste cose. Sicuramente è un po' di anni che c'è la polemica se certi punti di strutture ecclesiastiche che non sono il luogo strettamente di culto debbano o non debbano pagare l'IMU ai comuni di appartenenza. Certo. Ecco, questa è una vecchissima diatriba, ma tolto questo non credo che si sappia di debiti particolari da parte dello Stato Vaticano nei confronti tante cose dello Stato Vaticano non si sa, magari da questo presupposto magari lo so Fedez, però magari lo so Fedez, che già uno che si chiama Fedez e parla del Vaticano ha una specie di logica, perché le cose si congiungono, no? nel grande abbraccio, no? Del mondo, sì, bravo, bravo. La domanda adesso, io volevo fare una domanda perché abbiamo qui un esperto, comunque avendo scritto il libro, ricordiamo Le mani del mago, di Massimo Busasco. Eccolo qua. Ah, ti ho messo in difficoltà a te. No, dammi. No, neanche uno. No, ma figurati, lui non esiste. Devo solo cambiare la telecamera, vado, inquadrarlo come si deve. E schiacciare il pulsantino. Dobbiamo. Cioè, ricordatevi, lo trovate in tutto. Anche sul web, sul canale web. Vediamo Le mani del mago, Massimo Busasco. Allora, io volevo chiedere una cosa. Abbiamo nella nazionale di calcio qualche problema, adesso ce l'ha Chiellini mi sembra, sì. E comunque dicevano che sarebbe rientrato, ecco, proprio parlando di un massaggiatore importante, quanto, perché sentiamo questo non può giocare distrutto, poi riesce a giocare e fa anche una bella partita, il massaggiatore cosa può fare? Cioè, non solo sbloccare i muscoli, probabilmente riesce capire che cos'ha, perché a volte degli infortuni si protraggono a lungo, più del previsto magari, perché non si riesce a capire che cos'ha. Ecco. E non riuscendo a capire che cos'ha, diventa difficile. Rallenta. Viganò dice, e lo dice anche nel libro, che se lui ha la fortuna di vedere il momento in cui il giocatore si infortuna, si ferma e si tocca, se lui vede il momento, il 50-60% è fatto, insomma, nel senso che sa già dove intervenire, non si perde tempo ad andare a cercare delle altre. Tornando alla domanda, è chiaro che la bravura dello staff sta anche in questo. Ma anche psicologicamente si sblocca. Poi lì si stavano rapporti personali. Certo. Il massaggiatore è il confidente. Tu hai provato. Ti rendi conto che stai magari 3-4 ore, perché può succedere. Non a calciatori di livello infimo, evidentemente. Certo, ma questi. Perché hanno magari una muscolatura particolarmente sviluppata e il danno è sotto. E quindi trick, sono ore di lavoro e ore di fatica e per il massaggiatore e per chi subisce il massaggio, o meglio riceve il massaggio, visto che il massaggiatore ha anche la fatica fisica. Certo. Quindi sai, in quel periodo lì si chiacchiera, quindi se instauri un rapporto di fiducia può anche essere un motivatore, il massaggiatore, uno psicologo. Parli. Quindi certo, dal punto di vista anche emotivo è importante. Io ho visto, parlando proprio di guai muscolari, ho visto una cosa stranissima, ma dicono che comunque fosse vero, non mi ricordo quale fosse la partita, comunque questo calciatore, mi sembra francese, esce la palla, lui è vicino alla linea di e si esce per fare la rimessa laterale. A un certo punto si ferma, da solo, fermo, non aveva subito nessun contrasto. Si ferma, rientra un passo dentro il campo, si colga per terra, dolore bestiale alla gamba, l'hanno portato fuori.
si è fatto uno strappo magari o una contrattura. Se era partita avanzata, lì non ho visto. Sì, ieri sera. Secondo tempo avanzato. Sì. Magari erano semplicemente crampi. No, hanno detto che era qualcosa di più. Tipo contrattura. Ti rendete conto che questi i muscoli, le articolazioni soprattutto, sono messe sotto pressione straordinario. Certo. Quindi sono atleti, sono giovani, sono allenati, però pensate, cioè non è più la muscolatura di 50 anni fa. Certo. Poi hanno dei test quotidiani, praticamente sono monitorati continuamente. Cioè è veramente un meccanismo molto delicato. E Vida no, come si è interfacciato con queste nuove tecniche, con queste nuove... lui preferisce sempre il vecchio sistema? Io credo che lui preferisca il vecchio sistema, ma che sappia anche il nuovo. Ah, ok. Perché lui è uno che si aggiorna, eccetera. Però dice una cosa interessante a un certo punto. Adesso a tutti i macchinari, eccetera. Beh, certo. Lui dice, se manca la luce, se mancasse la corrente... sono tutti rovinati, invece lui continuerebbe. Sì, sì, okay. Perché ancora la manualità. Perché ancora la manualità non deve dipendere per forza dall'energia elettrica, insomma. Ecco, sì, okay. Una, adesso saltando di palo in frasca, voglio dire, c'è una roba che non mi convince e l'abbiamo già detto ieri e lo ripetiamo anche oggi. Un bambino, neanche di 2 anni, che riesce a fare tutta quella strada, andare in un burrone impervio, insomma 25 metri giù da un 2 chilometri, a piedi scalzi. No, sembra che poi avesse i sandaletti allacciati. Ci sono dei dubbi da parte degli inquirenti, perché sembrava avesse i sandaletti allacciati, è stata una notte intera in giro e non si era fatto addosso, cioè non era sporco. 3 km di distanza fanno pensare, cioè, queste sono le prime cose. Sì, i 3 adesso sono diventati 2, ma comunque è poco. L'unica cosa che mi sento di dire è una speranza, ed è la speranza che sia andata veramente così, cioè sì, lui sia stato via, sia scappato, e sì, abbia avuto in un qualche modo. È l'unica cosa che spero che sia andata veramente così. Poi ci sono i inquirenti, ci saranno genitori interrogati, interrogati, i vicini, i miei amici, i conoscenti. Hanno detto che forse era già scappato una volta, ma comunque un bambino di 18 mesi, ho solo di 20 mesi. Ho solo la speranza che sia successo veramente così, che sia stato un bambino. Sì, perché un bambino di 22 mesi. Però comunque l'hanno trovato, certo, questa è la notizia, certo, che ci interessa. E immaginate anche il giornalista, che anche la combinazione, sì, sì, sì. Il giornalista che, se non ho capito male, non stava bene, si è fermato con la macchina, scende dalla macchina senza chiamare, insomma, vabbè. Bello, è una bella storia. Una bella storia italiana. Tutti gli italiani giornalisti. Ecco. Tutti gli giornalisti che non sono in salute. Che non sono in salute. Certo. Si alzano tanto. Ecco. Quindi un doppio ruolo. Non guarda WNews, c'è gente che veramente... Adesso io voglio immaginare però la vita in diretta. La trasmissione, certo, di cui questo giornalista è papà. Odio spazzesco. Che carrozzone viene fuori. Ci saranno 5 puntate. Ecco, a te mai è capitato una roba... di fermarmi di trovare un bambino? No. No, ma una roba strana, una roba... No, un aneddoto. Così, dico purtroppo... Purtroppo no, poi succedono di cose, la casualità comunque fa parte. Ecco, tu hai mai fatto la cronaca nera? Mi è capitato e anche arrivare su incidenti piuttosto balordi o arrivare a andare al porto soccorso e provare a vedere gente arrivare per un incidente, insomma. Sì, no, certamente. È complicato, sì. Sono cose che comunque ti segnano, perché ti confronti col dolore dei parenti, insomma sono quelle cose che dici, vabbè, però poi ti abitui, ti abitui, ma intanto sono persone, Invece vado un attimo all'economia, a parte le tante notizie che non sono poi risolutive, vabbè, a parte l'ex Ilva che è stato annullato sua beltà, quindi possono
riprendere, ma poi arriverà un altro giudice che bloccherà di nuovo. Però il Mediaset è riuscita a, tramite un po' di magheggi con i soci, a trasferire la sua sede in Olanda. Per ora il voto plurimo non verrà applicato nei confronti di Bolloré, però sono in Olanda e potranno in futuro avere, mettere le mani sul, certo, sul controllo di Mediaset, come fa del resto Elkan sulla Fiat, in maniera molto, molto pressante, perché comunque ricordiamo il voto plurimo è tanta roba, si spostano tutti lì non per le tasse ma per poter comandare con pochi soldi. Salutiamo anche Mirillina, ciao Mirillina. Buongiorno Mirillina, la nostra signora della CNN. No, non lo vedo io. E io ce l'ho, sì sì. Ah, è arrivata. Luana Engesse e Giovanni Bussetti. Bene. Tanti nomi. Giovanni. Ciao. Bravo. Giovanni, bravo. Bravo. Voi. Festa di Torino, quindi. Cioè. Sì, sì. Allora, ecco. Notizie di Alessandria importanti. Ne hai tu qualche notizia? Qualcuna... Ma allora io posso dire che domani, visto che avrete il piccolo, domani troverete delle pagine speciali dedicate all'Alessandria Calcio, che sono molto particolari perché sono racconti di grandi firme, diciamo così. E poi ecco, domani noi facciamo una sorta di indagine sulle auto elettriche e le biciclette elettriche, quindi sapete che non si trovano più biciclette? Sì, non si trovano più biciclette. Dopo l'incentivo e il problema delle forniture. Esatto, il problema prima è dato dalle forniture, dalle materie prime e dal riuscire ad assemblare, perché sì, magari certo, ci sono i manubri, non ci sono le selle, o ci sono i telai, ma manca, c'è il motore, non manca il CPT, esatto. È un problema, c'è un grosso problema. Noi abbiamo trovato due biciclette ma senza freni. Senza freni. Vabbè, però ad Alessandria non servono mica. Non c'è discesa. Ma lei non c'è discesa. E il cavalcavia? Senti, avete già fatto una ricerca sulla metropolitana? Sai che aprirà presto con Cassine, no? Sì, diretta. Con Cassine diretta. Ah, c'è Alessandria Cassine. Alessandria Cassine. C'è tutto il mondo, c'è la possibilità. La linea gialla, è quella lì. Sì. No, non l'abbiamo ancora fatta, ma... Era più linea verde. Poi se è diventata giallo-verde, non lo so, ma comunque era una linea verde quella una volta, di partenza. Azzurro-verde. Azzurro-verde. Adesso è nero-verde. È nero-verde. Come Sassuolo. Come Sassuolo. Notizia, volevo dare una notizia che viene data nel dorso di Torino del Corriere della Sera, parla dell'economia piemontese, e notizia non bella. E che i prestiti alle famiglie sono diminuiti, c'è stata meno richiesta perché anche i consumi hanno avuto una contrazione, i consumi pluriennali, che sono quelli tipicamente soggetti a questi prestiti, non per fare la spesa ma per acquistare l'auto o fare la ristrutturazione della casa, ecco, quelli sono diminuiti molto. Vi invito anche a verificare, sono usciti dei dati dell'Istat in questi giorni sul potere d'acquisto delle famiglie italiane. Sono dei dati direi agghiaccianti, che speriamo verranno mandati in controtendenza, ma non è un granché, ecco, lasciamola dire. Salone del Libro torna in presenza, quindi ottime notizie per il nostro sotto del Mandroglio. Ma tra l'altro i libri funzionano, no? Sì, c'è un certo mercato dei libri. Poi vengono acquistati online o vengono acquistati in libreria. D'accordo, però c'è un bel mercato. Tu farai un giro, adesso farò un tour. Allora, io posso dare un appuntamento per domani, che è venerdì, alle 18.30 al Cento Grigio. Ok. Ecco. Cento Grigio, che c'entra moltissimo perché comunque c'è il sport, Viganò. Poi c'è anche lì un centro... Ah sì, c'è un centro medico. Importante. L'organizzazione è dell'associazione Liberamente, presieduta da Roberto Briano, e quindi ben lieto di aderire a questo invito. A Cento Grigio domani alle 17.30 ci sarà anche Viganò ospite, guarda, è una rarità perché c'è un po', non è che si muova volentieri, ma... Ah, e che età tra l'altro? 80 più di Amaggio, ah, è un quindi... 41, classe 41. Quindi insomma... Garbagnate 41.
Garbagnate. Garbagnate, sì, è un bar di Garbagnate. Ed è venuto da Alessandria proprio per fare il massaggiatore, perché lui era nel giro della Solbiatese. Okay. La Solbiatese era nel giro del Milan. L'Alessandria, stiamo parlando degli anni 70, cerca un massaggiatore, chiede al Milan. Il Milan dice, guarda, c'è quello lì. C'è quello lì, esatto, così. Ed è nato. E l'unione con la Sampdoria da cosa? Da Mancini. Ah, forse da Mancini, l'ha scoperto Mancini. Perché Viganò, poi si fa una certa fama, poi tra calciatori ci si parla, no? Sì, sì. Questo è bravo, qua, certo. Oh, il problema viene. Venne ad Alessandria Gianfranco Matteoli, centrocampista dell'Inter, d'Italia, sì. Insomma. E fu Matteoli a dire a Viganò, guarda che c'è un ragazzo, dai un'occhiata a questo ragazzo. E lui dice, ma no, non ho abbastanza tempo, lascia perdere, i ragazzi, bla 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 bla. Dà un'occhiata effettivamente a questo ragazzo è Roberto Mancini, che era appena passato dal Bologna alla Sampdoria. Con questi muscoli. E poi con questi muscoli di, che sì, sì. Dice Vialli. E insomma da lì inizia tutto legale con Mancini, continua tutto, tanti anni di distanza, quindi non. Però non se l'è portato in nazionale, no, e non ha potuto andare, non ha potuto. Mancini, se potesse, lo porta con là. Sé, sarebbe certo. Là. Certo. Non l'ha neanche portato a San Pietroburgo e non l'ha neanche portato a Istanbul, dove. Ma perché Viganò non ha voluto andare. Ah, okay. Però da San, San Pietroburgo, quando Mancini allenava lo Zenit, che a Istanbul, quando lui allenava il Galatasaray, se non ricordo male, certo. Mandava gente a Lugo Ferrato, o ah, qui ad Alessandria. Comunque lui, al suo punto di riferimento... Tevez partiva da da Manchester e veniva lui. Okay. Quindi a lui venivano arrivare Tevez. Sì. O Company. Si arriva della gente incredibile, sì. Tu non sai perché. Ecco, tra i personaggi non calciatori, lui fa menzione di qualcheduno. Il Papa. Francisco? No. No. Quello Voi prima, Wojtyla. Lui in realtà non fa menzione perché non ne vuole parlare, ma sì. Ho saputo, è stato poi confermato, che lui ha massaggiato Giovanni Paolo II, che aveva problemi a una spalla. Ah, ok. Lo massaggiò ai tempi in cui Viganò era alla Lazio. Dopo l'attentato allora? Sì, dopo. Sì. Quindi avesse qualche problema la aveva dei problemi alla spalla, lo massaggiò e tanto che pare che Wojtyla disse a Viganò, ma adesso mi devo spogliare. E ho detto, vedi un po' tu sei papa, ma io sono il massaggiatore, vedi un po'. E si conobbero, credo, a Forlì. È una cosa di cui Viganò non vuole parlare, ma... C'era voce che si conobbero a Formello quando lui, il Papa, ha visita la Lazio, visita ricambiata perché poi la Lazio andò in Vaticano, il Papa, insomma, e poi lui andò a... un altro personaggio, se ancora un istante. Sì, è Claudio Baglioni in concerto ad Alessandria, credo a Moccagatta. Sì. Gatto, sì. Si era fatto male a una caviglia saltellando, facendo le prove, durante le prove. Vabbè, cosa facciamo, cosa non facciamo? Ah, ma qua c'è Viganò, chiamano Viganò. Viganò, il quale salutiamo Scala, che è un personaggio di alto livello. Sì, si è alto proprio, sì. Viganò non sapeva neanche chi fosse Baglioni, per il suo mondo non sembrava Baglioni. No. Allora va da Baglioni, lo massaggia, bla bla bla, massaggia Baglioni, e Baglioni dice, come posso ricambiare? Ti do dei biglietti per il concerto, dategli dei biglietti per il concerto, ma no, che vabbè, poi è andato a casa. Scoprì che la figlia era grande fan di Baglioni e che quel concerto avrebbe voluto anche andare. E lui
niente, quindi niente. Si prese le maledizioni della figlia perché non sapeva chi era Maglioni e soprattutto non arrivò a casa con i biglietti, che Maglioni gli stava dando in mano. L'avevo visto quel concerto, l'86. Ecco. Bene ragazzi, purtroppo sentiremmo i tuoi racconti. Storia. Dunque tu a volte ti alzi anche al mattino qua, va bene, e tu sai che noi dalle 7:30 alle 8:30 praticamente sempre. Hai già pronto un prossimo libro? In realtà sì, perché nel lockdown cosa vuoi fare? Vuoi scrivere un libro? Adesso speriamo per la fine dell'anno che esca, ma tempo. Vabbè, tanto ecco. noi potevamo bene. Tutto un altro genere. Un romanzo, cos'è? Sì, cos'è? Un romanzo. Noi ricordiamo sempre che agli amici grazie. Gli sposta sì, bene, quindi sì. sicuramente grazie. Le vendite. Mettetelo bene. Mettilo qua. Dimmi tu dove lo metti e ti do la telecamera. Eccolo qua. Le mani del mago, Sergio Viganò, massaggiatore dei campioni di Massimo Busasco, l'abbiamo presentato questa mattina e ringraziamo Massimo che soprattutto è un amico. Certo, ci fa piacere avere avuto con noi. Grazie a voi per quello che avete fatto per me stamattina, ma sì, per no, il ma... lavoro che svolgete di informazione semiseria. Sì, poi, ha fatto a modo nostro. Va bene così. Non vogliamo. Non a vogliamo... modo degli altri lo fanno già gli altri. Sì, infatti. La cosa che ci fa più piacere è quando poi alla fine della giornata vediamo i numeri. No. Certo. E il fatto che siano stabili tendenti in crescita ci fa pensare che la strada non sia quella. Ecco, come stanno andando le copie del piccolo? Ma io direi bene. Sì. Seriamente, tenuto conto che è chiaro che non c'è. Non siamo negli anni Ottanta, quindi certo, no, certo. Non, però ci sono riscontri, poi il supporto del web è indubbiamente fondamentale. Un aiuto. Quindi cerchiamo di abbracciare il pubblico della carta, il pubblico del web. Poi il gruppo Soget ha anche altre pubblicazioni che sono il novese e l'ovadese uscite che escono di giovedì, quindi insomma la famiglia Soget è piuttosto ampia, il piccolo chiaramente resta per tradizione, per un sacco di cose, la punta di diamante, e quindi vi aspettiamo in edicola domani e poi martedì. E quindi ricordando che il ricco è ricco, il turista non vuole pensieri, e se volete leggere il piccolo andate in edicola e leggerete anche gli articoli di Massimo Busasco. Grazie molte, grazie a tutti, a domani ragazzi, ciao, a domani.